Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho deciso di provare questa postazione che non ho mai utilizzato per registrare un video. E oggi ho il telefono a portata di mano perché voglio rispondere alle domande che mi avete fatto su Instagram dedicate alle collaborazioni. Vado in ordine rispetto alle domande che mi avete fatto. Ci si può proporre ad un brand per fare una collaborazione o ti contattano loro? Entrambe le cose, potete essere sia voi a contattare l'azienda, quindi presentarvi, presentare il vostro profilo, i vostri social se ne avete più di uno e proporgli la collaborazione. Altrimenti molto spesso accade che sono loro a contattare voi, però questo accade quando avete un certo numero di follower, quindi non subito. All'inizio anch'io ho iniziato a farmi conoscere presentandomi, quindi mandando io le mail alle aziende. Vi parlo di tanti anni fa, però se volete partire dovete farvi conoscere e quindi potete tranquillamente scrivere voi le mail alle aziende e proporre la collaborazione. Quando invece avete un numero abbastanza alto di follower, sono loro che iniziano a contattarvi. E le collaborazioni poi, più passa il tempo, più aumentano, le proposte crescono e quindi non sarete più voi a chiedere di collaborare, ma saranno sempre le aziende a chiedervelo. Almeno questo è il mio caso. Prossima domanda. Come si fa per collaborare? Mi piacerebbe tantissimo. Allora, innanzitutto bisogna avere un profilo, un minimo seguito, perché altrimenti è inutile chiedere la collaborazione perché non vi verrà mai data. Però se avete un profilo dove avete un buon numero di follower, che non deve essere altissimo perché in realtà funzionano molto di più, scusate, funzionano molto di più i canali, i profili più piccoli rispetto a quelli più grandi. A livello di conversione convertono molto di più i profili più piccolini perché sono seguiti da persone, da un numero piccolo di persone, ma allo stesso tempo quel numero piccolo segue realmente quella determinata persona e quindi alla fine l'influencer converte di più. Una volta che hai aperto il tuo profilo, pubblicato qualche contenuto interessante, non potete ovviamente pretendere di aprire la pagina Instagram, pubblicare un paio di foto e ad avere subito la collaborazione. Bisogna starci dietro un attimino, però con tanto impegno e pazienza la collaborazione arriverà sicuramente. E collegandomi alla domanda precedente, vi consiglio di essere voi a scrivere le prime mail di proposte per le collaborazioni alle aziende e fatelo, mi raccomando, via email perché molto più professionale che non farlo in direct. Prossima domanda, che in realtà ho ricevuto spesso: quanto pagano? Allora, è molto soggettivo, dipende dai contenuti che si devono realizzare, quindi quanti contenuti per quella campagna, una storia, un post, una storia più un post, un reel più un set di stories, magari anche un video su YouTube. Quindi, in base ai contenuti che l'azienda vi richiede per la collaborazione, ovviamente il prezzo sale oppure scende. Non c'è un prezzo fisso, ovviamente più si è seguiti, più il guadagno è più alto, quello è logico, però diciamo che ognuno fa un po' i suoi prezzi. A me è capitato, ora non entro nel dettaglio del guadagno, di quanto effettivamente, guadagno o si guadagna attraverso una collaborazione, perché appunto è molto soggettivo. Però per lo stesso numero di contenuti mi è capitato tantissime volte che un'azienda paga molto di più rispetto ad un'altra. C'è una bella differenza, anche se magari le aziende sono più o meno sullo stesso livello. Ho notato delle differenze di prezzo di compensi per l'influencer parecchio alti, quindi c'è proprio una bella differenza, però questo non dipende da noi, quindi dall'influencer, ma dall'azienda, perché ci sono aziende che non hanno grandissimi budget e quindi per collaborare ti propongono un compenso a volte
troppo basso rispetto al contenuto che tu devi realizzare. Allo stesso tempo ci sono delle aziende che invece puntano molto su di te e quindi ti premiano con un compenso decisamente più alto. Se si hanno delle entrate saltuarie, serve ugualmente la partita IVA o basta dichiararle e come? Allora, la partita IVA serve soltanto quando andate a superare il limite annuale di prestazioni occasionali che corrisponde a 5.000 euro. Quindi una volta che voi superate i 5.000 euro di guadagno annuali, quindi nel corso di un anno, siete obbligati ad aprire la partita IVA. Se invece riuscite a restare sotto i 5.000 euro, allora potete dichiarare le collaborazioni attraverso le ritenute d'acconto, ovvero le prestazioni occasionali. Altra domanda: se puoi e vuoi, potresti parlarci di cifre? Allora, non mi sembra giusto entrare proprio nel dettaglio di quanto guadagna una persona, perché comunque cioè la stessa domanda non si fa anche ad un altro lavoro, perché è una cosa abbastanza personale. Però vi posso dire che se riuscite a crearvi un buon pubblico, riuscite ad avere diverse collaborazioni mensili, magari anche continuative, avete quindi delle entrate tra virgolette fisse, perché in realtà con questo lavoro le entrate fisse non ci sono. Con YouTube varia in base ai contenuti che pubblico, a quanti video carico a settimana, a quanto quei video vengono visti, perché non è che se io pubblico 5 video a settimana per forza guadagno di più di quanto pubblico un video a settimana. Basta solo che quel video che carico una volta a settimana abbia più visualizzazioni dei 5 video pubblicati la settimana precedente, il guadagno è lo stesso. Quindi non è tanto la quantità di video caricati, ma la qualità dei video pubblicati, quindi anche questo fa, insomma, fa la differenza del guadagno. Però entrate fisse non ci sono, perché le collaborazioni variano mese con mese, periodo con periodo. Ci sono dei periodi dove si lavora maggiormente, ad esempio sotto il periodo natalizio, Black Friday, cose di questo tipo, magari in estate invece si lavora un pochettino di meno. È comunque tutto molto soggettivo. Mi sono dilungata e alla fine quello che volevo dirvi non ve l'ho detto, ovvero per quanto mi riguarda, non voglio parlare di cifre, però vi posso dire che questo lavoro sui social è diventato il mio primo lavoro a livello economico rispetto al lavoro da commessa che faccio nel centro commerciale. Quindi il mio stipendio da commessa di 20 ore a settimana è più basso rispetto al guadagno mensile che ho lavorando sui social. Per farvi capire un po' quali sono i guadagni che si possono avere. Come funzionano le visualizzazioni, quanto si guadagna? Non c'è un importo esatto a visualizzazione, ma c'è una sorta di algoritmo che YouTube fa per poi decidere, diciamo, quanto pagarti. Quello che conta maggiormente in un video sono le pubblicità che vengono inserite, quanto quelle pubblicità vengono viste, ovviamente poi anche quanto il video viene visto, se viene visto per un tempo più breve, per un tempo più lungo, quindi se lo spettatore è interessato o meno a quel video. E quindi ci sono, diciamo, tanti parametri da prendere in considerazione per avere poi il guadagno mensile finale dalle visualizzazioni avute su YouTube nel mese di ottobre. Vi dico che io ho avuto mesi dove il mio guadagno cambiava, ma di tanto, davvero di tanto. A volte ho preso più del doppio del mese scorso o viceversa, e questo dipende da tanti fattori che non è la visualizzazione a sé. È molto impegnativo? Sicuramente sì, a livello di testa è molto impegnativo, anche a livello di tempo occupa tanto tanto tempo. Se poi si vogliono pubblicare, cosa che consiglio ovviamente di fare, contenuti di qualità in linea con il vostro profilo, in linea con la gente che vi segue, quindi cercando di portare contenuti che interessano le persone che vi seguono, sicuramente sì, è impegnativo. Io lavoro molto di più, dedico molto più tempo alla realizzazione dei contenuti, a rispondere alle mail, a concordarmi con i vari contratti, compensi, collaborazioni, date, scadenze, partita IVA, commercialista.
a differenza delle mie 4 ore che faccio nel centro commerciale quando vado a lavorare in negozio. È molto più impegnativo da questo punto di vista questo tipo di lavoro, però mi piace, lo faccio proprio molto volentieri, mi dà grandissime soddisfazioni, quindi anche se l'impegno è molto alto lo faccio sempre molto volentieri. Inizialmente lavoravi con prestazione occasionale? Assolutamente sì, ho fatto un paio di anni a lavorare con la prestazione occasionale, poi ho dovuto per forza di cose aprire la partita IVA quando questo è diventato realmente un lavoro, perché finché l'ho fatto così per gioco c'era qualche guadagno, quindi arrotondavo diciamo il mio stipendio mensile, però non era realmente un lavoro, era proprio diciamo quella mancetta in più, quell'arrotondamento di fine mese. Poi ho iniziato a crescere, ad avere più proposte di collaborazioni, specialmente queste sono avvenute negli ultimi 2 anni e mezzo/3, intensificandosi maggiormente in questi ultimi 2 anni. E quindi per forza di cose ho dovuto aprire la partita IVA. Però all'inizio facevo tranquillamente le mie ritenute da conto che inviavo poi alle aziende senza aver bisogno di commercialista, mi sono sempre arrangiata. Nel momento poi in cui ho aperto la partita IVA, allora mi sono fatta seguire, tuttora mi faccio seguire da un commercialista. Altre domande molto simili: serve per forza la partita IVA? Bisogna avere la partita IVA per lavorare con i social? Bisogna avere la partita IVA, come vi ho detto prima, quando si superano i 5.000 euro annuali. In quel caso siete obbligati per forza ad aprirla. Come riesci a pubblicizzare i prodotti e avere persone che ti seguono? Diciamo che questo è avvenuto piano piano. Ho iniziato a caricare i miei contenuti. Inizialmente io sono partita qui su YouTube, poi sono approdata su Instagram, però all'inizio sono partita con i video su YouTube. Piano piano mi sono fatta conoscere, la gente ha iniziato a seguirmi. E dopo un certo numero di follower, io vi parlo secondo me dai 3.000 iscritti su YouTube, 3.000-4.000 iscritti, ho iniziato a ricevere qualche piccola proposta di collaborazione che in realtà non era in cambio di compenso, ma solo in cambio di prodotto. Quindi mi mandavano ad esempio una scatola con dei prodotti di make up e in omaggio, quindi io non ricevo gratuitamente i prodotti, li mostravo in un video, però non venivo pagata per farli vedere all'interno del video, ma venivo semplicemente omaggiata dei prodotti. Quindi all'inizio le collaborazioni non sono retribuite, ma sono semplicemente uno scambio di prodotto quando siete davvero molto piccoli come canali o come pagine Instagram. Quando invece avete un seguito più alto, non accontentatevi più soltanto dei prodotti, perché non è giusto, anche perché la pubblicità che si fa sui social è molto più diretta rispetto a quella che vedete ad esempio in televisione. E se immaginate che una pubblicità in televisione per 10 secondi costa un sacco di soldi, in realtà noi influencer ci facciamo pagare anche poco, perché la pubblicità che facciamo noi è diretta e convertiamo molto di più rispetto alla televisione, e non chiediamo gli stessi soldi che chiede la televisione, che chiede Mediaset, che chiede Rai, e quindi bisogna... è giusto farsi pagare per il lavoro che si realizza. Come si viene pagati? Bonifico? Sì, praticamente tutti vi pagano attraverso il bonifico, quindi io nella fattura inserisco i miei dati per ricevere i bonifici, e poi in automatico alla scadenza di 30, 60, 90 giorni, perché alcuni hanno una scadenza di pagamento molto lunga, ricevo il bonifico sul mio conto corrente. Si fa da soli o tramite agenzia? Potete lavorare sui social sia in autonomia, come faccio io, ma essere affiancati anche da un'agenzia. Io questa cosa non l'ho voluta fare, sono stata contattata diverse volte da diverse agenzie per essere aiutata, supportata, però mi trovo bene così in autonomia, gestisco io i miei orari di lavoro, le mie scadenze, rispondo io alle mail, insomma faccio tutto io, lavoro proprio in autonomia, a volte, anzi molto spesso mi aiuta Ste, quindi io non sono sotto agenzia, ma è una mia scelta personale, ma volendo potete farvi seguire senza problemi. Oltre a ricevere i prodotti gratis, si guadagna sugli ordini che fanno le persone con il tuo nome? Nella
maggior parte dei casi, al 95%, non si guadagna se una persona acquista attraverso il mio codice sconto. Ci sono alcune aziende, alcune collaborazioni che hanno anche il link affiliato e quindi attraverso la vendita con il tuo codice sconto hai un piccolo guadagno, che è sempre molto piccolo, però è molto molto raro. La maggior parte delle volte cioè si viene pagati per la storia che si realizza, ma non per l'acquisto che la persona che mi segue fa attraverso il mio codice sconto. È necessario fare storie parlate? Secondo me sì, è molto importante raccontarvi attraverso le stories, perché in questo modo arrivate maggiormente alle persone che vi seguono. È arrivato un corriere. Anche questo è all'ordine del giorno. Quasi tutti i giorni viene un corriere a portarmi qualcosa e ormai mi conoscono tutti. Comunque è necessario fare storie parlate, e secondo me sì, è molto importante, perché in questo modo arrivate ancora meglio alle persone che vi seguono, al vostro pubblico. Volevo sapere se hai dovuto aprire la partita IVA per le collaborazioni. Come vi ho detto prima, alla fine dopo un tot sì, quindi l'ho aperta. Hai dovuto aprire la partita IVA? Sì. Chi decide come si calcola il compenso? Sono due le opzioni. O è l'azienda che vi propone il compenso, quindi magari vi scrive una mail e vi dice che per pubblicizzare questo prodotto vogliono avere un set di stories, magari 3 stories nell'arco di un mese, e un post da pubblicare nel feed di Instagram. Per questo l'azienda ti propone tot euro, vuoi collaborare? Sì oppure no? Se per me il compenso è in linea con i contenuti richiesti, accetto. Se la proposta che mi fanno è inferiore a quella che normalmente io chiedo per quei contenuti, per la stessa quantità di contenuti di un'altra azienda, allora alzo la proposta. A volte va a buon fine, a volte invece l'azienda non ha quel budget che io ho richiesto, e quindi la collaborazione non va a buon fine e non lavoro con loro. Io più o meno tengo gli stessi prezzi per tutti, quindi per un set di stories ho un prezzo, per un video su YouTube ho un prezzo, per una menzione in un video su YouTube ho un altro prezzo, per un reel ho un prezzo, che poi è lo stesso che condivido un po' con tutte le aziende. Dopo si possono trovare dei piccoli compromessi o ci si può venire un po' incontro, però il prezzo lo definisco io e soltanto io. Si può vivere solo facendo YouTube nel senso di stipendio? Assolutamente sì, ci sono un sacco di YouTuber che vivono solo di questo. Anch'io potrei vivere solo di questo, quindi il lavoro sui social, però non ho ancora preso la decisione di mollare il lavoro da commessa, non perché non ci starei dentro con il lavoro qui sui social, ma per una scelta mia personale. Ci sono un po' di motivazioni, adesso non voglio entrare nei dettagli perché sono cose mie, però non è a livello di soldi, ecco, assolutamente non è per quello, non è quello il motivo. Però più di una volta ho pensato di lasciare il mio lavoro da dipendente e lavorare soltanto qui sui social, perché comunque con i guadagni che riesco ad avere attraverso i video su YouTube e attraverso le collaborazioni su Instagram e anche qui su YouTube mi mantengo senza problemi, ed è uno stipendio a tutti gli effetti. Però sto ancora facendo le due cose insieme, vediamo quanto resisto. Come funziona? Vabbè, l'ho già spiegato, si guadagna qualcosa. Anche qui l'ho già detto. Quando finisci una cosa, la paghi o te la rimandano gratis? Allora, se c'è un prodotto che mi piace particolarmente, ma la collaborazione è finita, quindi non è una collaborazione continuativa, e con l'azienda interrompo perché magari da contratto c'era solo la pubblicazione di una foto e poi la collaborazione finiva lì, però quel prodotto mi è piaciuto particolarmente, allora io di mia spontanea volontà decido se comprarmelo oppure no. Quindi se voglio me lo compro e basta, ed è già capitato.
Se invece la collaborazione è continuativa, ad esempio parliamo di prodotti per capelli, finisco lo shampoo però continuo a lavorare con il brand, scrivo al brand che ho terminato quel determinato shampoo, loro me lo rimandano gratuitamente per poter continuare la collaborazione. Ciao Giada, hai un budget fisso? Diciamo sì, ho un budget abbastanza fisso, può variare un po' dal tipo di contenuto che viene richiesto, però su per giù, in base ai contenuti richiesti, cerco di essere in linea un po' con tutti i brand. Poi c'è quello che accetta, c'è quello che mi è già capitato, che mi ha proposto di più di quello che io normalmente chiedo a volte in determinate situazioni, c'è quello che invece mi proponeva molto meno rispetto alla mia proposta iniziale e quindi ho rifiutato. Hai mai avuto qualche problema con le collaborazioni? Allora, in linea generale no, però è già capitato qualche volta di non andare proprio d'accordo, avere qualche piccolo problema durante la collaborazione, perché magari mi è già capitato diverse volte di dover rifare dei contenuti perché loro volevano modificare qualcosina quando la prima volta che mi hanno chiesto di realizzare il contenuto determinate cose non mi erano state dette. Quindi lì sinceramente mi dà un po' fastidio perché bisogna essere chiari fin da subito. Quindi a volte ho avuto problemi di questo tipo. Il rifare continuamente i contenuti perché non venivano approvati. Oppure un'altra cosa che mi è capitata, mi era stato richiesto di pubblicare altre storie gratuite per menzionare ancora il codice sconto che era attivo per quella campagna, perché i guadagni che io gli avevo fatto avere attraverso le vendite con il mio codice sconto erano inferiori rispetto al compenso che io avevo richiesto. Cioè praticamente loro volevano pagare l'importo che io avevo chiesto in base, cioè sperando di coprire le vendite che io attraverso il codice sconto andavo a fare, però in realtà non funziona così. Tu mi devi pagare perché io ti faccio pubblicità. Se io poi ti faccio guadagnare 100 euro, ti faccio guadagnare 1000 euro, il mio prezzo non cambia, io quello ti ho chiesto, tu quello mi devi pagare, quindi non mi devi chiedere dei contenuti in più gratuiti per arrivare al mio compenso, perché quando succede il contrario, quindi il mio codice sconto fa guadagnare a loro come azienda, fa convertire di più rispetto al compenso che io chiedo, la differenza loro non me la danno, quindi non vedo perché quando succede il contrario mi devi mi chiedi di fare delle storie gratuite in più. Queste sono un po' alcune cose che a volte capitano. Comunque in linea generale penso di aver risposto bene o male a tutte le domande più gettonate che mi avete fatto. Se il video vi è piaciuto, è stato interessante, fatemelo sapere con un pollicino in su ed iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Un bacio, a presto, ciao!